Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Si è svolta sabato scorso la beatificazione di Monsignor Luigi Novarese, fondatore dei Silenziosi Operai della Croce e del Centro Volontari della Sofferenza. Una beatificazione che è stata vissuta principalmente appunto nella cerimonia proprio della beatificazione svoltasi presso la Basilica di San Paolo fuori le mura e presieduta dal Cardinale Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato Vaticano. Ascoltiamo proprio in apertura di questa nostra puntata un passaggio della sua omelia. Ma la gioia più profonda pervade voi, membri dei Silenziosi Operai della Croce e dei Centri Volontari della Sofferenza, come delle altre associazioni scaturite dalla mente e dal cuore di Don Luigi, quale espressione viva e feconda della sua scelta radicale di condivisione con le persone inferme e disabili. Il nuovo Beato spese la sua esistenza terrena proprio nell'annuncio del Vangelo della Consolazione. Il Signore si servì di lui, della sua fedeltà e del suo zelo apostolico per far giungere a tante persone il raggio della luce viva e vivificante del Paraclito, lo Spirito difensore e consolatore. Si compiva così anche attraverso la sua persona e le sue opere diffuse in Italia e in tanti altri paesi e nazioni la promessa di Gesù: io vi darò, pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre. Monsignor Novarese ha ispirato alla verità e alla carità del Vangelo la sua parola e la sua azione tra uomini e donne di tante regioni. Ha toccato il cuore di tante persone, di persone ammalate e di persone generose che volontariamente sono unite ai suoi figli e figlie per accompagnare i sofferenti. Io stesso ne ho avuto la prova e l'espressione più vivida e consolante nella mia famiglia, sia per un ammalato grave, mio fratello maggiore, e una nipotina che è entrata tra i volontari della Sofferenza, adesso è dottoressa e ha fatto questa bella e vivificante esperienza. Rendiamo grazie al Signore. Ascoltiamo ora l'intervista che prima della celebrazione eucaristica in cui si è svolta la beatificazione di Monsignor Novarese abbiamo realizzato con Monsignor Bartolomeo Yaudà Urgo, vescovo di Yagua in Camerun. Cette celebration très importante pour l'Église catholique. Questa celebrazione è una celebrazione molto importante per la Chiesa cattolica. Perché dal Camerun qui? Veniamo dal Camerun a qui prima di tutto perché abbiamo i Silenziosi Operai della Croce che sono presso di noi nella mia diocesi e siamo venuti perché vogliamo partecipare alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese che ha fondato questa congregazione che segue i malati, che segue le persone che soffrono. Penso che sia una buona cosa. Il suo ricordo personale di Monsignor Novarese. Il mio ricordo personale è che è una congregazione, un'associazione che aiuta i malati ed io sono portato verso i malati, verso le persone che soffrono. La mia diocesi è onoratissima qui per la mia presenza, per Luigi Novarese. Per Luigi Novarese.
E adesso ascoltiamo alcune interviste che abbiamo realizzato con alcuni che erano in pellegrinaggio proprio in questi giorni, caratterizzati da una serie di celebrazioni a Roma, alcuni membri del Centro Volontari della Sofferenza di Pescara. Cominciamo con Giulia, tu qual è la sensazione che hai provato quando ieri, appunto in questi giorni comunque, hai assistito alle varie celebrazioni che si stanno svolgendo? Sì, io mi sono trovata molto bene, ho anche partecipato con intensità all'evento della beatificazione e mi sono quasi commossa e quindi la ritengo un evento, sono venuta proprio perché era un evento unico, la beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. E poi ora stiamo andando a continuare con una celebrazione di una messa sempre in onore del venerabile Luigi Novarese, e poi ci sarà una fiaccolata e stiamo continuando quindi questa avventura romanesca. E niente, mi sono trovata molto bene. C'è stato qualcosa in particolare che ti ha colpito, una frase o qualcosa in particolare? Ma più che altro mi ha colpito l'enorme numero di preti che c'erano lì nella chiesa, perché era di San Paolo fuori le mura, erano veramente tanti, tantissime, non ho mai visto tutti quei preti così tanti, insomma. E poi ho visto anche devoti di varie nazionalità, tra cui polacchi, venivano dall'Australia, dall'America, insomma era internazionale, un incontro internazionale. E in un posto molto bello, infatti la chiesa di San Paolo fuori le mura è veramente bella. Ecco, adesso invece chiediamo ad Anna Paola quali sono un po' le sue sensazioni, le tue sensazioni, Anna Paola, in questi giorni. Come tornerai a casa? Allora, è stato un evento per me che personalmente mi ha molto coinvolto, lo aspettavamo da molto tempo e mi sono emozionata. E certo, un evento di beatificazione non capita tutti i giorni e ho trovato il tutto molto sentitamente emozionante e molto coinvolgente, questo posso dire. C'è stata qualche testimonianza magari in particolare che ti ha colpito? Diciamo un po' tutte le testimonianze, perché è inutile fare una classifica, non serve. Ognuno, chiunque ha parlato, ha dato una testimonianza forte di esperienza e di conoscenza sia dell'associazione, chi ha potuto ha dato testimonianza anche dell'opera di Monsignore, avendolo conosciuto da vicino. Chi non ha potuto conoscerlo, attraverso le loro voci, ha potuto constatare la sua grandezza. Ecco, invece siamo con Lucia Maiolino. Lucia, tu sei una voce conosciuta della nostra emittente. Sentendo anche queste testimonianze, come torni a casa? Beh, torno sicuramente con un cuore colmo di gratitudine verso il Signore, perché veramente ha permesso, dopo tanta preparazione, dopo tanto fare, abbiamo incominciato dall'anno scorso, l'anno novaresiano, e anche in diocesi all'Oasi dello Spirito con l'Arcivescovo, abbiamo vissuto poi insieme a lui, alla diocesi, questo evento di convegno dove sono venuti Mauro Anselmo, il giornalista che ha scritto l'ultima biografia di Monsignor Novarese, insieme a Don Armando Auffieri, il presidente della Confederazione Internazionale dei CVS. E questo convegno, di fronte al dolore quale guarigione, è stato proprio quello che ha dato il là all'inizio di questa preparazione. Sicuramente è stato un evento straordinario, come dicevano anche Giulia, Anna Paola, perché ecco, non ci aspettavamo
pur vivendo l'attesa, non ci aspettavamo le emozioni che ha procurato tutto questo. Per me è stato, ecco, personalmente una grande emozione. È difficile che mi escono lacrime davanti a certe cose, però quando ho sentito il Cardinal Bertone che ha letto la lettera dove Papa Francesco proclamava beato Monsignor Luigi Novarese, ecco, non nascondo che c'è stata veramente una forte emozione dentro di me. E un'altra emozione che mi ha accompagnata e che mi accompagna ancora, questa enorme marea di persone, più di 5.000 eravamo ieri a San Paolo fuori le mura, che vivevano insieme un unico evento di famiglia. Ecco, io ho avvertito la famiglia di Monsignor Novarese tutta riunita insieme per la sua beatificazione. Ho ritrovato miei vecchi amici di Napoli, di quanto frequentavo da ragazza il CVS di Napoli, che non vedevo da 30-40 anni, e questo è stato bellissimo, perché mi ha fatto vedere come questa famiglia, anche se non ti vedi, se non ti senti con le persone, ci unisce un solo carisma, una sola fede, quella in Gesù Cristo, che ci ha fatto conoscere proprio Monsignor Novarese. Ecco, poi viene in mente, no? Oggi è 12 maggio, c'è stata proprio oggi la marcia per la vita. Secondo voi sono coincidenze oppure c'è qualche disegno dietro, insomma? Chiamiamolo parallelo, forse è meglio, tanto facciamo prima. Io penso che sì, si è uniti da un unico disegno, io questo penso. Non c'entra ora religione e cose laiche, non possono essere comparate assolutamente, però c'è, la vita, come dice Lucia, è sacra, quindi è preziosa in ogni modo e in ogni caso, a prescindere dalle situazioni che poi si andranno a vivere, perché nessuno poi le può sapere, e il mistero della vita ed è bello per questo. Sì. E allora ringraziamo Lucia, ringraziamo insomma tutti i volontari del CVS, perché voi tre siete tre voci che adesso abbiamo sentito, ma qui vogliamo dire, Lucia, quante persone c'erano in quella basilica? L'ho detto poco fa, c'erano più di 5.000 persone, tutte chiamate, radunate accanto a un evento speciale nella chiesa. Ecco, noi da ieri abbiamo posato il nostro carisma, quello di Monsignor Novarese, nelle mani della chiesa. Allora, grazie e a risentirci a presto. Ciao a tutti. Ciao. E siamo giunti al termine di questa nostra puntata di servizi ed interviste. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci.